questo tipo di consumo, cioè il consumo dell'alcol accompagnato a un pasto. Ho scaricato circa 2000 rotti tweet, ma soprattutto su Instagram, ed è qui che mi concentrerò, salteremo la parte iniziale. È stato molto interessante. Instagram è, come molti di voi sanno, un social network in cui le persone caricano delle fotografie, quindi questo ci ha dato la possibilità di avere uno sguardo dall'interno, proprio da parte dei consumatori, all'interno dei locali dove si svolge l'aperitivo. Abbiamo scoperto delle cose molto interessanti. Abbiamo monitorato 63.000 dati e su 2.000 abbiamo fatto un'analisi qualitativa. In ultimo, se ci sarà tempo, potrò illustrare anche questo, un'analisi fatta l'anno scorso sui blog e sui forum. Twitter, come vi ho detto, la skippiamo. Cioè Twitter, l'unico dato che mi preme segnalare è che Twitter è un news media, cioè è frequentato da esperti del settore, qualsiasi settore, ok, politica, vino, eccetera, eccetera. E quindi è molto utile Twitter per individuare gli influenti, le persone influenti in un settore. Ecco, quello che ho notato nell'aperitivo è che si parla tantissimo di aperitivo, le persone parlano tantissimo di aperitivo, proprio un lemma che è entrato nel quotidiano, però non sono assolutamente presenti operatori del settore. Direi questo è abbastanza male, cioè non essere presenti all'interno delle conversazioni. Vedete, qui sono gli utenti più influenti, ma non compaiono mai food blogger, operatori, se non in minima parte, cioè un Manhattan Caffè di Scampia a 7 follower. Skippiamo e andiamo direttamente all'analisi di Instagram. Prima cosa abbiamo fatto? Vedete qui una visualizzazione di quelle che sono tutte le parole chiave e la quantità di queste parole chiave che contengono la parola aperitivo. E già qui, se uno guarda attentamente, quindi anche questo vorrei mostrarvi, farvi passare se riesco, la potenza di questo metodo. A volte basta semplicemente visualizzare dei dati che sono già lì e si vedono cose molto ricche in Instagram. Vedete, accanto all'aperitivo e a delle parole un po' così, aperitivo, se non ce ne frega niente, compare a un certo punto, vedete, aperitivo italiano, lì in mezzo. E quindi questo è un trend che vedremo, cioè la ricerca da parte del consumatore di fare un aperitivo autentico, genuino, con prodotti locali, quindi vino locale, salumi, formaggio locale. E ho notato anche aperitivo Australia, ho notato questa cosa, non ho approfondito, però ve la faccio vedere, che gli australiani sono molto patiti dell'aperitivo all'italiana fatto col tagliere. Qui non lasciatevi ingannare dagli asiatici, essendo nel Pacifico, Melbourne e Sydney sono pieni di asiatici. Happy hour, va bene, diciamo, per farvi vedere che non l'abbiamo considerato, perché online è molto distorto questo termine, perché vedete, per alcune persone happy hour significa anche mangiare dal McDonald's. La pericena ha poche occorrenze, l'abbiamo lasciato perdere, ci siamo concentrati su aperitivo. Guardate questo, è molto interessante, cioè è la rete di hashtag. Cosa sono gli hashtag? Praticamente le persone naturalmente, quando fotografano una foto, la etichettano, dicono che ho fotografato questo e questo è un aperitivo, piuttosto che un gattino, piuttosto che un cadavere, ok? Quindi a livello sociologico è molto ghiotta questa cosa, capite? Perché se io ho un universo di consumo, come in questo caso voglio studiare, io posso naturalmente studiare la struttura semantica, quindi l'immaginario che le persone naturalmente articolano attorno all'aperitivo. Per far uscire di più, insomma, gli insight culturali e la rete dell'aperitivo, l'abbiamo poi comparata con quella del vino. Qui non ve la spiego perché le persegno, la faccio breve, la presenteremo comunque martedì. E sostanzialmente, vedete qui, emergono poi tutti quelli che sono gli elementi culturali fondamentali dell'aperitivo. Vedete come associate alle parole aperitivo compaiono della stessa grandezza apericena e piagua. Ciò vuol dire che c'è un po' di confusione, forse anche nei termini con cui si parla. Vediamo che cominciano ad apparire cosa si beve nell'aperitivo. Si beve il Negroni, si beve lo spritz, il vino anche però. Vedete poi sopra c'è tutta questa parte molto, molto interessante di queste tag love, friends, happiness, insta, food, passion. Perché fondamentalmente, da quello che abbiamo visto e quello che dicono altre ricerche, penso a Cottino, penso a Barnau, sono antropologi che hanno studiato approfonditamente l'aperitivo, per i giovani soprattutto l'aperitivo è un momento di accesso ad uno stile di vita, ad uno stile di vita trend, fashion e gaudente.
e questo stile di vita è molto importante fotografarlo, fotografarsi mentre si prende parte a questo, a questa vita caudente. È interessante che tra gli hashtag spicca la domenica, quindi non il sabato, non il venerdì. Poi, comparandolo con il vino, abbiamo scoperto questo, che il vino ha un rapporto molto stretto col territorio. Nella rete del vino compaiono degli hashtag come bio, green, o di località molto piccole, tipo Dolce Acqua, Rossese Dolce Acqua. Mentre l'aperitivo ha più un legame con la metropoli, e ovviamente quella che spicca è Milano, Torino, io penso anche perché la città dove si dice sia stato inventato, no? Sapete, Carpano non inventa il vermut nel 700, nasce l'aperitivo. Quello che a me ha stupito, non essendo poi un esperto del settore, è questa testa a testa tra Firenze e Roma. Mi aspettavo che Roma, essendo una metropoli, avesse più impatto l'aperitivo, ma forse è una questione non solo di quantità, di grandezza di metropoli, ma forse anche di cultura. Cosa si vede dall'aperitivo? Non emergono brand, questo è interessante, se non Aperol e Campari, però si capisce bene cosa si beve. Queste sono le conte delle tag associate alle foto, e si beve lo spritz, ovviamente. Questo niente di eccezionale, però vedete in seconda posizione il vino. È interessante, cioè, c'era una ricerca di fede del consumatore che notava questo aumento della pratica dell'aperitivo, loro paventavano però un rischio per il vino, loro dicevano aumenta l'aperitivo, quindi aumenta il consumo di bevande alcoliche, quindi questo è un rischio per le bevande più tradizionali come il vino, però non sembra perché il vino tiene botta. Ultimo pezzo comparato con la rete del vino, laddove i vinaioli parlano di food in maniera generica o di tapas, delle cose un po' più ricercate, spicca invece nella rete dell'aperitivo food porn, cioè non è un termine sconcio, significa però un rapporto, ecco, un'ammirazione, un rapporto voluttuoso, ecco, col cibo calorico, che è un po' in effetti quello che succede all'aperitivo, quello che entusiasma i giovani. Io quando ero ragazzo ero entusiasmato da questa grande arbuffata fritta, e questo food porn. Successivamente abbiamo fatto una cosa più qualitativa, abbiamo taggato, cioè messo un'etichetta alle fotografie, cioè abbiamo etichettato quello che vedevamo, e anche qui sono emerse delle cose interessanti. Le etichette, non ve le spiego, sono autoevidenti. Perché? La maggior parte delle cose che sono fotografate sono bevande, ok, grazie, no? Direte voi. Però la seconda, guardate, è la socialità, cioè è piena, vi farò vedere, di persone che si fotografano in compagnia degli amici mentre sono tutti felici e divertiti, e poi dopo compare anche il cibo. Questo è molto interessante perché, uno, come vi dicevo, varie ricerche sociologiche puntano il dito su questo fatto. Nella società contemporanea, priva di rituali delle proprie, l'aperitivo per i più giovani ha assunto il ruolo di vero e proprio rituale, okay? Perché c'è sempre più voglia di comunità, senso di appartenenza, socialità, integrazione, questa si ritrova nell'aperitivo. E questo nel bene e nel male, perché l'alcol ha una forte funzione di integrazione, però questa cosa bisogna capire se è bene o male. Però ecco, anche sempre altri dati del consumatore dicono che tutto sommato, nonostante il consumo di alcol in Italia tra i giovani è abbastanza alto, tra i 20 e i 24 anni il 70% dichiara di essere consumatore più o meno regolare di alcol,